come in tutte le regioni, purtroppo abbiamo avuto una diminuzione della possibilità di avere dei donatori perché il periodo del Covid ha ridotto di molto la possibilità di avere il maggiore plasma. C'è stato sempre un timore del donatore nel periodo del Covid, però devo dire che noi siamo ancora in una situazione di autosufficienza. Senz'altro c'è un allarme anche dettato come la situazione nazionale, ma soprattutto perché nella nostra regione abbiamo messo in atto un piano per ridurre le liste di attesa delle chirurgie programmate, quindi abbiamo ancora più bisogno di questo plasma ed è proprio per questo che abbiamo attuato delle misure sia per riorganizzare a livello del nostro sistema sanitario con maggiore personale, con un aumento di ore e quindi un processo di reingegnerizzazione di tutto il piano sangue della nostra regione, ma soprattutto anche da un punto di vista sociale, una campagna di informazione, di sensibilizzazione. Abbiamo anche deliberato quelli che sono i protocolli per le nuove convenzioni con le associazioni. È importante sensibilizzare gli abruzzesi a donare perché di sangue c'è sempre bisogno. Sì, è vero, le nostre campagne di sensibilizzazione sono sempre aperte, le continueremo a fare, ma devo dire che la nostra regione è stata sempre una regione attenta, quindi ci sono stati sempre dei volontari e ne stiamo raccogliendo anche, non ultimo abbiamo firmato adesso una convenzione con la polizia, con un gruppo della polizia, quindi questa campagna di sensibilizzazione c'è, ma soprattutto c'è un ascolto e quindi attraverso queste nuove linee guida arriveremo anche a firmare ulteriori protocolli.